L'albero è un essere vivente che memorizza nella sua struttura la sua forma. Ogni ramo, ogni foglia dell'albero ha una sua funzione, ha una sua posizione precisa nella sua forma generale. È una scultura perfetta in un certo senso, perché è una scultura che ha la necessità della sua vita, della sua esistenza. Ma il mio lavoro è sempre, cerco sempre di integrare l'opera nel contesto. Questo è un parco di sculture dove si vedono molte sculture che sono disposte sui prati, nel paesaggio, come degli elementi a sé stanti che sono scollegati dalla natura. E col mio lavoro, con l'installazione che io sto preparando, che sto facendo, credo di integrare l'opera, la scultura con la natura. I think what attracts me to Giuseppe's work is what attracts everybody, which is this melding of humankind and sculpture, the sense that you have of when you're in nature, when you're with trees, when you're looking at trees. And these are the concerns that Giuseppe has and that he pulls out in his work. There's something very fundamental about his sculpture, and that's very definitely something that I connect with and that I know many other people connect with. In generale il lavoro segue delle motivazioni che sono legate raramente al contesto. Nascono sempre delle idee, delle riflessioni che sono legate al materiale, al piacere del lavoro manuale, che io eseguo gran parte del lavoro, e quindi è un rapporto diretto col materiale, ed è il materiale stesso che poi indica la forma, che indica che dirige l'idea. C'è comunque un'idea in partenza, che l'idea è legata allo stupore magari del materiale o della materia, e successivamente da questo stupore nasce il desiderio di riprodurre lo stupore attraverso l'opera. As soon as Giuseppe introduced Matrice, which is this incredible 33-meter long sculpture that goes right through the gallery space, that really pulled everything together. And the center of this exhibition is Giuseppe's concern with touch and with time. They're really fundamental issues for him. La scelta di quel luogo dove installerò un'opera il cui titolo è Olmo, Upper Lake, è un luogo dove gli alberi creano come una specie di spazio architettonico, come una cupola all'interno del quale sarà posto la scultura. Ma in questa mostra ci sono dei lavori col marmo, ci sono dei lavori in legno, ci sono dei lavori in bronzo, ci sono dei lavori che combinano il marmo con il bronzo, ci sono dei disegni. I think in many senses his work is the absolute perfect fit for an organization like this, which is so concerned with sculpture in the landscape, how indoors and outdoors relate to one another, how sculpture operates in different environments. We see coming together a 50-year concern with trees, with sculpture and the natural world that really fits absolutely beautifully with everything that we do, that we stand for.